Sono in piedi, in fondo al corridoio, davanti alla Madonnina di gesso. Mi guarda con i suoi occhi di madre dolente e io avverto una specie di vuoto quando mando giù l'aria, ma aspetto, paziente. Ecco, finalmente arriva il dottore. Lo guardo. Lui non mi guarda. Senologicamente parlando, dalla diagnosi alla terapia fino alla tranquillità della paziente, dottor Monno, come si arriva a sconfiggere il cancro oggi? Innanzitutto ci vuole costanza da parte delle donne che devono sottoporsi agli esami diagnostici, devono venire, i protocolli prevedono un esame ogni anno. E chiaramente da parte di noi professionisti, di noi senologi, di noi radiologi senologi, ci vuole molta attenzione, quindi dobbiamo essere precisi nell'applicare i protocolli diagnostici che sono ben codificati. L'arma vincente rimane sempre la prevenzione. Sì, l'arma vincente rimane sempre la prevenzione e soprattutto la mammografia. Fondamentalmente noi utilizziamo la mammografia e l'ecografia. Chiaramente dipende dall'età della paziente e bisogna integrare le due metodiche. Dottor Bucaria, oggi una donna operata al seno può riacquistare la tranquillità perduta? Può riacquistarla. Le tecniche ricostruttive consentono di ricostruire un seno abbastanza simile a quello ormai perso, e questo diciamo con diverse tecniche. E le donne sono sempre molto soddisfatte della ricostruzione mammaria, e la ricostruzione mammaria è e deve essere parte integrante del trattamento del tumore di mammella. Dottor Murgo, che cos'è la chirurgia senologica? La chirurgia senologica è una disciplina nata dalla richiesta delle donne. Delle donne che hanno chiesto e chiedono con sempre maggiore insistenza chirurghi dedicati esclusivamente a questa chirurgia. Oggi la chirurgia è andata avanti, infatti si è arrivato addirittura al punto di operare e ricostruire nello stesso tempo. Oggi come oggi ogni intervento demolitivo non dovrebbe non essere accompagnato da un intervento ricostruttivo. Nel 2015 è impensabile che donne che hanno subito una mastectomia escano dalla sala operatoria senza aver avuto una ricostruzione immediata. Secondo lei prima o poi si potrà arrivare a scoprire le cause del tumore al seno? Molte sono state già scoperte, molte cause si conoscono già, quindi diciamo gli squilibri ormonali spesso rappresentano una causa maggiore, ma anche le stesse modificazioni genomiche indotte dall'ambiente in cui la donna vive, la stessa alimentazione fornisce sicuramente dei rischi maggiori, e poi le cause convenzionali, quelle che noi conosciamo, quali per esempio lo stesso tabagismo o le radiazioni ionizzanti, insomma tutte le cause, i carcinogeni ambientali per esempio, in Puglia purtroppo ci sono anche degli esempi di diffusione di alcuni tumori, non specificatamente al seno. Quanto è importante la prevenzione? È molto importante, la donna deve fare prevenzione, oggi pare che si sia anche abbassata di molto l'età, e quindi andiamo già sui 25-30 anni e ovviamente siamo pronti a ricevere queste persone che hanno questa difficoltà anche d'impatto certe volte proprio nella prevenzione. Cosa ti senti di dire oggi alle donne che ti stanno ascoltando? Di non temere, perché oggi, almeno nel mio studio, si è capaci di fare una valutazione molto attenta per quanto riguarda la prevenzione senologica. Oggi una diagnosi precoce può essere fondamentale per sconfiggere la malattia. Salva la vita. In Italia quest'anno, nel 2015, prevediamo che saranno circa 48.000 le donne che svilupperanno un tumore al seno. Però, ecco, la notizia buona, grazie a Dio, si vince da questa malattia. E la prevenzione, la diagnosi precoce, è l'arma che consente alla donna di mantenere l'integrità di questo organo. Un organo nobile perché svolge tre funzioni, una funzione materna, una funzione estetica, una funzione sessuale. Un organo che è il simbolo stesso della femminilità e quindi è l'orgoglio dell'essere donna, anche perché questo organo in un certo senso è reputato come l'organo che consente la continuità della specie per l'allattamento, in funzione dell'allattamento. Ecco, oggi scoprire un tumore al seno
dà dei risultati straordinariamente positivi. Quindi non è più una malattia che fa paura, non è più sinonimo di morte, non è più sinonimo di perdita degli affetti, di dolore, ma diventa una malattia guaribile come tante malattie. Ho raccolto le testimonianze di alcune donne che hanno attraversato quell'esperienza del tumore al seno, ma sono esperienze, per fortuna, ma adesso in questi anni ormai sempre più spesso accade questo, con esito felice, con esito della guarigione. Sono tornata a casa dentro di me, e scopro che la malattia mi ha lasciato in eredità una pienezza del sentire mai provata. È come se i sensi si fossero acuiti. Inauguro un rapporto più vero, più intenso con le persone, con tutto quello che mi circonda. Bello il vento che pulisce l'aria, sgombra la mente e purifica